artista possa dire a chi ci ascolta il suo pensiero su questo nome. Sentiamo John. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio tutti di essere venuti. Ovviamente diciamo che presentare stasera queste opere diciamo, è un discorso finale dopo oltre 10 anni di lavoro che stavo facendo. Per fare questo lavoro ci vuole sinceramente tanta solitudine, in silenzio, e i sacrifici sono tantissimi. C'è tanta ricerca, come è già stato detto. Non ho costruito il biglietto da vista che inizialmente voleva essere per presentarmi all'estero, visto che c'è stato un bel casino, il caso Ilva, da artigiano che sono, c'è stata una forte crisi che mi ha messo in discussione. Ho voluto quindi rilanciare un discorso artistico, detto sicuramente, come me, sono persone che hanno un sacco di risorse, e io ovviamente non voglio presentarmi in un pubblico nazionale, internazionale, con, non so, i miei genitori sono stati emigranti in America, quindi ho detto sicuramente non vorrò ritornare con una legge di cartone, ma presentarmi con un'opera d'arte, come diceva Mozart. È importantissimo questo messaggio. E poi il discorso della ricerca. La ricerca, ho detto, quali sono le risorse del territorio? Inizio a parlare, a considerare il discorso della pietra, del legno, del ferro, ma poi per arrivare anche alle risorse umane che non vengono considerate, quindi c'è ben altro. Le pietre che non parlano, parlano, perché in loro c'è, sono milioni di anni di storia, e così vale anche per la raffia, questa qui presente ha 400 anni passati, e dove forse non viene considerata neanche come legna d'ardere, perché si dice che non è neanche tanto buona. Ed è un peccato distruggere tanta roba così importante, non essere considerata. E come diceva anche Don Santo, in ogni cosa c'è un grande spirito, e questa sera ho voluto rappresentare lo spirito tramite l'arte. Spero che vi sia piaciuto. Grazie. Fragfest è anche cultura, una interessantissima mostra di sculture, tesori forgiati, l'arte della bottega di John Traetta, lo sottolineiamo, fragagnanese. Un momento per esporre quelle opere, quei manufatti che rivelano una creatività artistica davvero notevole. Qual è la sua, diciamo, musa ispiratrice e cosa vuol comunicare con la sua arte? Grazie. Allora, quest'arte vuole comunicare, dare un'identità al nostro territorio, un territorio sfrattato da moltissimo tempo, dove anche chi come me ha fatto l'artigiano imprenditore si è visto ridimensionato da una politica sbagliata del territorio, e ricominciare da capo, e ricominciare da capo. Ogni volta questo ricominciare da capo ha dato fastidio, e quindi il messaggio molto forte che vorrei rilanciare è, io dico che il lavoro è un'invenzione. Allora mi sono guardato attorno e ho detto: quali sono i materiali che noi abbiamo attorno a noi del territorio? Legno, ferro, pietra, il carsismo, ma per gli altri queste cose non parlano, come anche le persone, non, diciamo, questo territorio non è considerato come queste materie prime. E allora ho detto: io adesso inizierò a far parlare quello che gli altri non pensano che possa parlare, una radica di 400 anni che abbiamo qui alle spalle, la rana pescatrice, pietre di milioni di anni del carsismo, dove ogni sedimento è fatto da ogni uomo fossilizzato o da animale. E io credo che dietro, se ognuno di noi, come diceva anche qui stasera il nostro parroco, c'è l'anima, il sentimento. Bene, se noi cogliamo l'anima e il sentimento di ogni materia prima e iniziamo a capire un pochino chi abbiamo a fianco a noi, forse questo valorizzerà non solo quest'arte, che è, ripeto, il mezzo per la quale, valorizzerà anche il territorio a livelli non locali ma a livelli internazionali. Questo è il mio messaggio, spero che arrivi. Un messaggio per valorizzare le risorse naturali del territorio.
Sì, è un messaggio. Partire dalla natura. Partire dalla natura e insegnare ai bambini, ai ragazzi, quello che non c'è più. Perché il discorso della, che faccio vedere con un'opera di Leonardo da Vinci, La Bottega del Verrocchio. La Bottega del Verrocchio, per arrivare a lui nel 1500, c'è una storia dietro di 8000 anni dagli egiziani. Quindi c'è l'artigiano dell'artigiano dell'artigiano. Ed è un work in progress che si è perso nei secoli, ma che dobbiamo ricordare che è passata anche dalla nostra strada Appia, quindi da casa nostra è passata per arrivare sopra a Firenze alla bottega, dove ha tirato fuori l'allievo Leonardo da Vinci che oggi tutto il mondo conosce. Quindi la bottega è importante. Alla mostra di sculture di John Traetta, la Regione Puglia ha voluto manifestare la propria vicinanza e abbiamo qui in rappresentanza il consigliere regionale Giuseppe Turco. Lei è un uomo amante della terra, amante della natura. Beh, penso che le caratteristiche di queste opere scultore, come dire, conquistino il suo gusto artistico. Innanzitutto è meritato il patrocinio che ha avuto da parte della Regione Puglia e quindi sono venuto a portargli proprio ecco, questa volontà da parte della Regione, dell'Ufficio di Presidenza, di poter andare oltre quella che è poi la comunità fragagnanese, no? Tanché dicevo al maestro, così bravo com'è, così importante la sua opera, che recupera i tre elementi importanti, almeno i due elementi importanti, il terzo viene da una sintesi dalle mani dell'uomo, ma il legno e la pietra, che hanno la memoria storica del nostro mondo contadino, sono ecco, forgiati in maniera veramente eccezionale dal maestro Traetta. Io non conoscevo le sue virtù, la sua abilità e la sua arte, sono un suo amico, ma dopo aver apprezzato questa magnificenza non posso che dire che è un artista che ha un valore e che porterà questo valore. Esprime messaggi sociali, questo è l'aspetto. È importantissimo, perché dicevo all'ingresso c'è un albero che dice tutto della nostra Puglia, la nostra vita, la nostra sopravvivenza legato all'ulivo, ma non dimentichiamo che ha mandato un messaggio che rimarrà nella storia. La potatura di un albero, come avveniva 200-300 anni fa, e di cui si è persa anche la memoria storica. Una persona, un maestro eccezionale a cui la Regione Puglia, dovrà pensare di lanciarlo, ecco, di pubblicizzarlo. Proprio come, come dire, sponsor tra virgolette delle nostre ricchezze naturali. Naturali e del nostro, è un vanto per la cultura pugliese avere un artista simile. E io lo cercherò, dicevo prima al maestro, di portare questa favolosa mostra, la sua intelligenza, la sua creatività, questo valore aggiunto per la Puglia, proprio in regione, perché possa presentare a tutti i pugliesi la sua arte. Io ringrazio innanzitutto il maestro per l'invito, a nome anche del presidente Loizzo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'intero consiglio, e sono felicissimo di aver conosciuto un grande maestro. Ricordiamo infine che l'evento Tesori Forgiati è patrocinato da Comune di Fragagnano, Regione Puglia e Gala Terre del Primitivo, in collaborazione con la Proloco di Fragagnano. Main partner è il Museo dell'Olio di Sava. Il project management è a cura di Vincenzo Ludovico. La mostra è stata fortemente voluta dallo scultore John Traetta, dal sindaco Giuseppe Fischetti e dall'assessore alla cultura Lucia Traetta. I critici d'arte che hanno abbracciato il progetto sono professoressa Carmen Fontana Franco, professoressa Enza Sibilla, professoressa Vincenza Musardo Talò, professoressa Elena Manigrasso, professor Antonio Cavallo, professor Antonio Rolla e la giornalista Dina Turco.
Siamo a Fragagnano con un altro evento che rientra nel cartellone del settembre fragagnanese, il Frag Fest, che è un appuntamento fisso, un appuntamento storico nelle tradizioni fragagnanesi, un momento di aggregazione che comprende tanto, di tutto di più potremmo dire, dall'artigianato alla musica, alla cultura, un momento per valorizzare le tradizioni fragagnanesi. Ho al mio fianco il sindaco, il dottor Giuseppe Fischetti, ci presenti lei l'evento. Sì, siamo in realtà alla terza edizione del Frag Fest, una manifestazione, un festival voluto fortemente dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, che ha una funzione fondamentale, quella di valorizzare il centro storico. Perché sappiamo tutti che, ahimè, i centri storici dei nostri comuni vengono abbandonati sostanzialmente, sia da un punto di vista abitativo, ma purtroppo anche da un punto di vista della localizzazione delle attività commerciali. Per cui lo spirito è proprio quello di ridare vita, seppur per soltanto tre giorni al momento, appunto al nostro centro storico. Ne approfitto dell'opportunità per rappresentare anche un importante intervento che questa amministrazione si accinge ad eseguire proprio presso il centro storico, il rifacimento attraverso basolato, chianche, di tutto il corso, attraverso un finanziamento ottenuto per il tramite della Regione Puglia di 1.200.000 euro, per cui anche questo tipo di intervento strutturale si inserisce appunto nella volontà di dare una nuova vita al nostro bellissimo centro storico. Tanta buona musica e anche tante tradizioni, tanti insegnamenti che ci vengono dal mondo dell'artigianato. Sì, questa è l'occasione per promuovere le tradizioni fragagnanesi, i prodotti locali, i prodotti tipici, infatti ci sono diversi laboratori, abbiamo anche l'evento Chiese Aperte, per cui si possono visitare le due bellissime chiese del comune di Fragagnano, abbiamo una mostra dell'artista John Traetta per tre giornate consecutive, un artista che lavora la pietra, il ferro, il legno, per cui insomma un evento completo a 360 gradi. Artigianato secondo le tradizioni più antiche tramandate nel tempo, laboratori esperienziali e ecco qui vediamo come si confezionano, come si realizzano le ceste e abbiamo un maestro appunto. Da quanto tempo svolge questa attività? Una tradizione di famiglia? Da quattro generazioni portiamo avanti questa tradizione. Certo che le ceste reggono alla plastica. Noi vogliamo sfatare il motto di che era Gino Bramieri, che lui saltava sulla plastica, e mo plen, ma questa forse è stata una gaffe. Perché secondo lei è meglio usare una cesta che un qualcosa di plastica? Non inquina, perché è una cosa vegetale, perché non abbiamo contatti con materiali sintetici, è tutta un'altra cosa, tutto qua. Speriamo di portare avanti questa tradizione, perché qui stiamo in un vicolo cieco ancora, tante cose. Thank you.
anche tradizioni culinarie, prodotti da forno. L'Uvecchio Furno T Rusina e Premium. Beh, qui sembra di ritornare indietro di 50-60 anni e voi portate avanti questi ricordi, queste tradizioni, quest'arte del forno. Sì, e infatti io ho portato avanti l'arte del forno che mi ha insegnato i miei nonni. Infatti io già da quando ero piccolo andavo a vedere i miei nonni come lavoravano. Poi piano piano c'è stata mia mamma e ora l'ho preso io per portare avanti le tradizioni di una volta. Infatti faccio tutte queste... Vedo biscotti, friselle, taralli. Friselle, biscotti, taralli col vino, friselline con l'origano. Questi sono tutti i prodotti che li faccio con lievito madre detto luado, che una volta lo chiamavano così, tutta roba artigianale, tutto cotto col forno a legna. Il forno infatti è dal 1927 che si trova sempre qui dietro qua nel Vico Garibaldi. Questa è la nostra attività e la nostra tradizione. Qui si vedono delle ottime friselle. Questi sono crostini con la farina di grano e sono conditi con olio e pomodoro. Tra i laboratori esperienziali il body painting, vediamo qui il nostro amico intento nella sua attività. Come nasce quest'arte? Nasce perché volendo valorizzare l'arte, alla fine la stiamo valorizzando grazie al corpo e quindi il corpo come mezzo per allargare, no, il mondo dell'arte. Da quanto tempo lo vedo quasi completo, rivestito, perché lui era nudo ovviamente, vestito, è stato tinteggiato, diciamo così, rappresenta un gilet, no? Vedo. Quanto tempo ci ha messo per vestirlo tutto? Un paio d'ore. Ci vuole più tempo rispetto a una persona normale che si veste, no? Con i vestiti normali. Il nostro amico ha avuto molta pazienza. E certo, perché per fare questo lavoro devi avere molta pazienza. Dicevo, Frag Fest è anche arte e abbiamo qui una estemporanea di pittura. Come vanno i lavori? Buonasera, procedono abbastanza bene. Cosa rappresenta nel suo quadro? Allora, ho voluto rappresentare un po' le tradizioni del comune di Fragagnano. Poche parole... Diciamo che è stato molto influenzato l'arte popolare dai greci, infatti ho voluto presentare un fauno che suona il piffero di Pan in occasione di una festa, diciamo, di Bacco. In effetti abbiamo un po'. Abbiamo la testa coperta dai chicchi di uva, dal grappolo, anche perché. L'uva è un prodotto tipico di Fragagnano su cui l'economia punta moltissimo.
altre opere d'arte realizzate, vedete dei quadri, siamo con l'autrice. Ciao. Il suo nome? Io sono Adriana Teixeira. Viene da? Brasile, ma non sono professionista, sono autodidatta. Cosa vuol rappresentare nei suoi dipinti? Tutti i colori che mi piace e quello che voglio fare, cosa che mi piace, che è più divertente da fare. Altra mostra di pittura, abbiamo osservato e apprezzato i dipinti di Angela Massaro, eccola al mio fianco. Niente, io ho dimostrato quello che comunque so fare, sono un'autodidatta e ho dimostrato la donna, il suo essere, il suo vissuto che comunque sappiamo tutti che è stata, tra virgolette, maltrattata, violentata, quindi io ho osato e ho fatto vedere tutta la sua bellezza. Un Frag Fest con l'orgoglio di Taranto, il virtuosismo di Francesco Grico. La sua arte sublime ha allietato questa terza edizione del Frag Fest. Cosa significa per te esibirsi dinanzi ad una collettività, ad una cittadina che sente forte le proprie tradizioni ed il proprio senso di appartenenza? Innanzitutto buonasera, grazie di essere qui e insomma c'è tanta gente, facciamo un applauso ragazzi, facciamo? Bisogna fare questi eventi, bisogna creare questi eventi culturali, basati anche sulla musica e hanno avuto coraggio, grande coraggio, un grande applauso alla Proloco di Fragagnano per avermi invitato, perché invitare un violinista, far vedere questo strumento non è da tutti, non avere una grande forza di... perché non una sfida culturale. Sì, una sfida culturale, penso sia piaciuto, mi ho fatto un po' di romanticismo, ho fatto sognare un po' qualcuno, insomma. Soprattutto l'alleluia finale ha fatto venire i brividi. Un brano che piace sempre a tutti, arrangiato semplicemente, un po' di fantasia e si fa qualcosa di meraviglioso. E concludiamo questa puntata di Polifemo dedicata al Frag Fest con Nunzia Di Giacomo della Proloco di Fragagnano, che insieme al comune ha organizzato questo evento. Questa è la seconda edizione del Frag Fest Suoni, colori e sapori in centro storico. Questa manifestazione nasce proprio per valorizzare il nostro centro storico, per colorarlo con l'arte, con la cultura, la musica. È una manifestazione che mette insieme infatti musica, arte. Abbiamo i laboratori esperienziali, questa sera avevamo il laboratorio del Cestaio, un laboratorio tenuto dall'associazione Semplicemente Donne alla Mestra, che mira a valorizzare anche quelli che sono i mestieri che nel corso del tempo sono andati perduti, e poi ancora estemporanee di pittura, spettacolo teatrale con Peregrinus che rientra nel progetto Radices, uno spettacolo che aveva come tema quello dell'immigrazione. Un'iniziativa che sottolinea e valorizza il vostro impegno di volontari. Certo, noi mettiamo a disposizione le nostre energie, il nostro tempo libero per cercare di dare vita, insomma, a quello che a valorizzare, insomma, a dar vita al nostro paese.